adesso però sono in un po' di ritrovare la nostra coscienza e il nostro io, quindi è sicuramente un viaggio molto profondo, introspettivo, che si può fare all'interno delle sue opere. E poi oggi era bello vedere anche dei bambini che entravano, perché lui riesce a cogliere, ha una comunicazione che è ad ampio raggio e coglie tutte le età, quindi credo che questo sia sicuramente l'aspetto poi che renderà nel tempo la sua pittura eterna e che quindi sicuramente lascerà un segno. D'altronde le cose che lasciano un segno sono le cose che si sedimentano nel tempo, non quelle che arrivano subito così, ma che sono un lavoro di anni e di fatica, e quindi sicuramente anche la tecnica che utilizza è l'espressione dell'impegno e del, tra virgolette, sonore ovviamente, in tutto quello che il sound, oggi ci sarà del sound tra i colori che viene questo utilizzato e che appunto e che realizza. Quindi poi certo sicuramente lui va bene, poi queste opere, poi non, la cosa importante è questa, la soddisfazione credo più grande sia stata di avere qui due opere che sono le mie vite. Quelle grandi che sono anni che dico ti prego portamele a Cortona e ci siamo riusciti, quindi avere qui le opere della mostra di Palazzo Venezia, insomma voglio dire, per una ragazza di 28 anni è un onore, insomma non potevo chiedere di più, quindi niente, ti ringrazio anche quest'anno per aver dato la possibilità a me come gallerista e a Cortona e agli turisti che verranno di avere una visione, no, ad ampio raggio del tuo percorso. Certo di opere ce ne sono tantissime, io studio le viste, molto di più le idee, però per una realtà come Cortona, per un artista come te, insomma, una cosa grazie a te. No, grazie a te, una ragazza di dolore. Hai 200. Ah. Approfitto, non c'è occasione che prendo. Allora, grazie per quello che hai detto. Alcune cose vorrei solo aggiungere che io da quando sono tornato da New York nel 96 ho sempre ambito ad un percorso più culturale, più commerciale, percorso che con le mie opere è piuttosto difficile, non solo perché siamo in Italia dove ottenere spazi espositivi pubblici implica numerosi risvolti di carattere politico, economico, eccetera,
ma anche perché ho bisogno di spazi pubblici perché le mie opere sono di ragguardevoli dimensioni, perlomeno quelle alle quali io tengo di più. Ho fatto due mostre nella sua galleria in questi ultimi 2 anni con opere belle, sicuramente nuove, le ultime produzioni, ma questa è un'occasione diversa in cui posso portare le opere maggiori, cioè quelle nelle quali ho messo di più di me stesso. In 30 anni io ho fatto 1.100 opere e 3.500 disegni preparatori. Però in questo percorso le opere magistrali, quelle che io vorrei vedere un giorno conservate in una grande collezione, in un museo, sono una ventina, perché non si fa su ordinazione. Un'opera d'arte nasce quando l'ispirazione te lo permette e quando quell'idea merita la grande dimensione. E quindi in queste occasioni io sono soddisfatto per poter offrire a chi non mi conosce l'occasione di vedere la parte museale della mia pittura, il che non esclude poi di affiancare alle opere che io preferisco portare nelle grandi mostre anche alcune anteprime. Ecco, qui alle vostre spalle ci sono 7-8 disegni che sono una anteprima assoluta rispetto alla prossima mostra che io farò a Roma. Questo è un gruppo di opere tematiche che verranno poi aggiunte ad altre già esistenti per raggiungere un numero di 20 pezzi, il cui titolo sarà Le città improbabili. Qui vedete domina il concetto architettonico, lo spazio immaginario, perché per me l'architettura è una parte fondante del mio linguaggio, oltre alla presenza di figure umane che non sono necessariamente presenti in tutti i quadri, ma quello che domina è lo spazio nella mia pittura. La pittura ermeneutica si offre all'interpretazione da parte del soggetto che si confronta con l'opera d'arte. Ora, chi è il soggetto? In una visione umanistica, un soggetto umano è fatto di 3 componenti: logica, etica ed estetica, che sono i 3 grandi capitoli della metafisica classica. Quindi se io porto un'opera alla comprensione o alla lettura del soggetto, gliela offro nelle sue 3 dimensioni, non gliela offro solo nella chiave estetica come si può fare nell'arte informale dove si parla di emozioni, di sentimenti più che di letture razionali. Allora lì lo spazio non ce n'è bisogno, perché lo spazio è il fondamento della logica, è il fondamento della parte intellettiva dell'uomo, no? Mentre il colore è il veicolo della comunicazione estetica. Poi il contenuto che ne emerge, essendo un contenuto ontologico, cioè riguardando sempre i temi universali che sono la vita, la morte, il dolore, l'amore, l'arte, il domandarsi chi sei e da dove vieni, il rapporto dell'uomo con la trascendenza, tutto questo è da sempre e sarà per sempre parte del soggetto umano. E tutto questo è fondato sul logos, non è fondato sull'emozione. L'emozione è un corollario del logos. Quando il logos coinvolge il soggetto, allora coinvolge anche il suo spessore estetico ed etico, perché questi temi sono anche temi etici, profondamente morali. Non si tratta di fare lezioni di morale nell'arte, ma di proporre qualche cosa che tolga l'uomo da un nichilismo nel quale l'arte contemporanea lo ha relegato e lo riporti a riflettere su se stesso, sulle responsabilità e sul senso della sua esistenza. Questo si chiama dimensione etica, non dare istruzioni, ma recuperare nell'uomo il senso della dignità di essere e non dell'occasionalità di partecipare ad una vita sulla quale non si pone domande e della quale crede di poter disporre in qualunque momento come se ne fosse il padrone. Ovviamente per comunicare il logos ci sono 2 veicoli, quello tradizionale, che è quello della pittura classica, che propone qualche cosa di già interpretato dall'artista e che quindi viene proposto al soggetto in una maniera che lo rende passivo,
di fronte a un'opera classica in cui questi temi vengono presentati in modo dogmatico, cioè come vengono proposti dalla Chiesa in certi tempi o dalla filosofia del tempo, significa proporre al soggetto qualcosa rendendolo passivo di fronte al quadro classico in cui si tratta di temi ontologici, ma in quel modo dogmatico il soggetto deve andare lì con un libro e sapere, o con un accompagnatore, e sapere perché c'è quel personaggio, perché c'è quel mito. Si racconta un mito, si illustra il Vangelo, si illustra la Bibbia, tutte cose che richiedono una partecipazione culturale non libera, molto passiva. Una pittura ermeneutica propone gli stessi temi, perché alla fine di tutto c'è la stessa tematica ontologica che c'è nella pittura classica, religiosa, metafisica, chiamatela come volete, mitologica, mitografica, solo che il modo con cui lo propongo non è quello dell'illustrazione, della proposta dogmatica, ma è quello della proposta interpretativa. Da qui nasce la parola ermeneutica, che poi è anche il nome della grande filosofia del Novecento. Cioè la morte della metafisica è stata assegnato l'inizio di un nuovo percorso filosofico, di un nuovo atteggiamento della filosofia, alla quale l'arte non ha assolutamente partecipato, assolutamente, come se si fosse dimenticata il suo aspetto culturale, la partecipazione, no? Ad una cultura del tempo. La cultura del tempo non prevede l'arte contemporanea, è un'aggiunta, è qualche cosa, non serve a niente, serve per nascondere i soldi, per tutto meno che per amore di ontologia, salvo eccezioni. Durante il secolo c'è modo e modo, ognuno interpreta il compito dell'artista a seconda della propria esperienza personale. Però resta il fatto che l'arte dovrebbe comunque nascere da una vocazione, no? Non basta un talento naturale, non per fare il momento religioso, dottrinale, però io non credo che il talento serva a qualche cosa per diventare artisti. Il talento viene dalla natura, è nel nostro DNA. Sai disegnare, disegnare bene, c'è qualcosa in più, occorre la grazia. Il talento animato dalla grazia trasforma la manualità in qualche cosa che diventa un mandato, un'illuminazione non solo per te ma anche per gli altri, e quindi recupera anche senza volerlo una funzione educativa. Noi siamo cresciuti leggendo cose scritte da altri, e la Divina Commedia tutti l'abbiamo letta, bene o male, anche se pochi l'abbiamo capita nel senso più profondo della parola. Abbiamo studiato la filosofia greca, se non l'abbiamo studiata la viviamo quando giriamo dentro una città dove le architetture sono la somma di tante esperienze culturali in cui leggiamo la nostra civiltà occidentale senza nemmeno bisogno di un libro. E allora tutto questo l'arte ha sempre partecipato, no? Noi ci siamo educati sull'arte, non solo visiva, ma è arte anche lo scrivere, è arte la musica, è arte l'architettura. E poi improvvisamente in questo secolo l'arte, perlomeno quella visiva, per fortuna solo quella, perché altre forme d'arte, forse anche la musica insieme, ha abbandonato questo suo momento partecipativo e ha trasformato l'arte è un discorso di evasione, di non pensare, e quindi io invece propongo qualcosa che emoziona forse sì, ma soprattutto stimola a pensare. Chi mi conosce lo sa, ho già parlato pure troppo di questo in tante occasioni, e do il benvenuto a chi invece mi vede la prima volta, come questi due nuovi amici canadesi che ho incontrato per caso stamattina, che si sono andati a vestire tutti a puntino per partecipare all'evento. Quindi grazie a tutti per la partecipazione e buona visita. E dopodiché c'è il pranzo nella galleria di Fessa, nella galleria di Fessa, più sopra, dall'altra parte, l'altra volta, e poi dove spieghiamo.